Portale 1212 e luna nuova in Sagittario del 12 dicembre. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre avremo infatti la luna nuova. E precisamente alle 12:12, quindi dopo la mezzanotte sarà già il 13 dicembre, si aprirà una via diretta verso il centro galattico. Si aprirà il grande portale di elevazione spirituale, di elevazione della coscienza. Un portale carico di luce e di fuoco sacro. Proprio così. Il portale 12/12/2023 è un momento molto importante in cui la Terra, il Sole e il centro galattico sono allineati perfettamente. È il più potente portale dell'anno e include anche il solstizio d'inverno. Infatti non si chiuderà il 22 come molti dicono, bensì il 2 febbraio 2024. Vediamo il perché. Questo portale che introduce l'anno del drago, guarda caso, l'anno di Saturno, che ha come protagonista il fuoco, che brucia dentro e fuori e che sarà protagonista di tutto il 2024. Metafisicamente, se dovessi descrivere come lo vedo, è un vortice di fuoco, un'energia intensa e potente di trasformazione ed elevazione. È un portale di fuoco sacro, quindi un potente portale alchemico, perché il fuoco brucia tutto ciò che ostacola la crescita, trasforma, trasmuta. Quindi questo portale ci solleverà nella spirale, bruciando il vecchio e trasformandoci. Ma vediamolo meglio nel dettaglio, questo varco di luce, questa apertura verso altri mondi, questa finestra nello spazio e nel tempo, che è questo portale 1212. Che attenzione, non è solo un portone di un singolo momento, bensì un corridoio portale di ben 52 giorni. Proprio così, avete capito bene, 52 giorni di portale, dal 12 dicembre 2023 attraverso il 13 dicembre Santa Lucia, perché il portale si apre dopo la mezzanotte, quindi siamo già al 13, attraverso il solstizio d'inverno, il momento più potente e importante dell'anno, il 21 dicembre 2023, quest'anno il 22 dicembre 2023, dove anche Plutone sarà importante e determinante, fino al 2 febbraio 2023, quindi da Santa Lucia alla Candelora, due feste della luce non a caso, chiusura e apertura di un ciclo, un corridoio portale energetico di 52 giorni, dove il protagonista è il sacro fuoco. Questo portale è importantissimo, fratelli e sorelle del Sole, per la nostra evoluzione e per la nostra elevazione. Perché il nostro livello di energia cambierà radicalmente, perché saliremo un altro importante gradino per la nostra evoluzione, perché ci accadranno manifestazioni inspiegabili, sia fisiche che energetiche, manifestazioni metafisiche che apriranno i nostri cuori e le nostre menti a realtà multidimensionali che prima ignoravamo, oppure conoscevamo solamente nella teoria. Per questo il portale 1212 io lo chiamo portale di elevazione spirituale e dimensionale, perché è proprio un portale di elevazione della coscienza e dello spirito. Infatti dal 12 dicembre 2023 accadrà qualcosa di inaspettato a noi e a coloro che sono su questo cammino. Le nostre percezioni cambieranno e si evolveranno. Sentiremo grande espansione individuale e collettiva. È un portale, infatti, non solo di elevazione individuale, ma planetaria, un'elevazione totale, completa in ogni settore.
vedremo la più grande luce mai vista. E i nostri talenti e capacità saranno al massimo delle loro potenzialità. Questo portale, come vi dicevo, non si chiuderà il 22/12, come dicono in molti. Ma essendo un corridoio di 52 giorni, si trasformerà man mano, integrando le nuove energie di volta in volta, di porta in porta, e durerà fino al 2 di febbraio, al giorno della Candelora. Anche questo non è un caso, e vedremo insieme il perché. Perché questo corridoio, in questo corridoio di elevazione e consapevolezza spirituale, ci accadranno delle cose. E sarà fantastico, perché sarà un continuo susseguirsi di esperienze ed energie. L'elevazione, essendo sia collettiva che individuale, tuttavia sarà differente per ognuno di noi, perché ognuno di noi ha il proprio livello energetico, quindi dipenderà e ognuno lo vivrà a seconda del proprio livello di evoluzione. Ma in ogni caso, questo portale 12/12 fino al 2 febbraio 2024 sarà come un'ultima porta. E non lo dico a caso, sarà l'apertura di un'ultima porta. Lo dicono i solari, lo dice Padre Sole, è l'apertura di un ultimo importante portale. Perché la stella gemella è già pronta e presto sarà tutto ben visibile, perché ci stiamo tutti trasformando e ufficialmente entreremo nella nuova era a febbraio 2024. E vediamo il perché. Questo portale di elevazione della coscienza e trasformazione culminerà il 22/12, il giorno del solstizio d'inverno, con un'iniziazione solare, di cui vi ho già parlato abbondantemente, un'effusione solare che io ho sperimentato l'anno precedente. Questo capita spesso, che mi facciano sperimentare le cose anzitempo, affinché prima io sappia esattamente di che cosa sto parlando. Dunque, questa effusione solare porterà a tutti coloro che la riceveranno un livello superiore di consapevolezza e costoro sperimenteranno la vera estasi solare. Se volete partecipare alla mia estasi solare personale, l'anno scorso, appunto, a Natale, o del periodo di Natale, adesso non ricordo precisamente il giorno, ho registrato direttamente con quell'emozione la mia effusione, per capire che cosa proverete più o meno, anche se è molto singolare. Infatti l'anno precedente qualcuno ha già ricevuto questo dono, non sono la sola. L'effusione del sole, la personificazione, è già iniziato dal solstizio, dal periodo di solstizio d'inverno dell'anno precedente, ma solo in pochini, perché era funzionale alla missione, come ad esempio delle anime a campione, possiamo dire così. In ogni caso, qualcuno di noi l'ha già sperimentato, ma adesso sarà di massa, sarà per tutti e ognuno lo vedrà nella maniera personale a seconda del proprio grado evolutivo. E quest'anno tutti coloro che la vorranno potranno chiederla in piena coscienza e consapevolezza e la riceveranno. È un nostro diritto di nascita, fratelli e sorelle, figli del sole. Siamo figli del sole di Gaia, siamo figli divini, quindi per diritto di nascita lo possiamo chiedere. L'anno scorso, se vi ricordate, il 12-13 dicembre, passava Leonard, la cometa, ad aprire questo portale. Quest'anno invece spetta al sole e ai solari operare, aprire questo grande portone galattico e innalzare, elevare tutti noi fino al sole. Quindi preparatevi, perché questa effusione del sole sarà impattante sul pianeta e genererà un grande cambiamento
ed elevazione di massa. La luna nuova del 12-13 dicembre in Sagittario è fondamentale per questa elevazione e l'apertura di questo importantissimo portale. Sagittario è il fuoco di giustizia e apre l'energia dell'anno del fuoco, di Saturno, il vento del cambiamento, l'anno del drago nello zodiaco cinese. Non a caso! L'anno del drago è stato nel 1976, nel 1988, 2000, 2012, 2024. Vi sembrano annate a caso? Andate a vedere quali cambiamenti ci sono stati a livello globale in questi anni particolari. Beh, 2012 lo sappiamo tutti. E pensare 2012-2024, quindi a distanza di altri 12 anni, direi che dice proprio tutto. E non credo di doverlo spiegare, perché chi è attento può averlo benissimo compreso già. Perché nel 2012 molti di noi aspettavano già questo evento. Pensate, io mi trovavo in cima a un monte, a Chamonix, sul Monte Bianco, in attesa di quel 21-12-2012, con grande aspettativa, comprendendo poi che l'evento era più spirituale che fisico e che ancora ci attendevano altri 12 anni. In ogni caso, il drago è l'emblema del fuoco. L'anno del drago inizia ufficialmente il 10 febbraio, come previsto dallo zodiaco cinese, dopo la candelora, appunto, che chiude questo portale. Quindi si apre ufficialmente l'anno 2024 nel febbraio 2024. Un caso? Nemmeno. Provate a entrare dentro questo concetto. Il drago per i cinesi è simbolo del fuoco, come la fenice, ma di più. Ossia, secondo la tradizione, il drago passa l'inverno sottoterra. E il secondo giorno del secondo mese, quindi il 2 di febbraio appunto, esce dalla terra per entrare nel cielo ed essere la causa del primo tuono e della pioggia di fuoco. Vi ricorda qualcosa questo archetipo del drago che dall'oscurità esce alla luce? E la pioggia di fuoco? E l'apocalisse? Il drago? E la donna vestita di sole? Ma questa è un'altra storia. Ma chi ha orecchie per intendere, intende. Quest'anno per i cinesi è l'anno del drago verde, o del dragone, così lo chiamano. Un caso anche il nome? Il caso non esiste. Ma ne parlerò nel dettaglio dell'anno del drago, dell'anno di Saturno, del 2024, quando farò il video sul 2024, all'inizio dell'anno, come ho fatto l'anno scorso. Un anno di grandi cambiamenti ed eventi grandiosi in tutti i sensi, dove il drago sarà protagonista, così come gli elementi della natura. Tanto che il drago è una creatura mitica con un potere tremendo, il potere imperiale, l'incarnazione del principio maschile che subordina il mondo alla sua volontà. Non a caso in Apocalisse la guerra è tra la donna e il dragone. Archetipo maschile, archetipo femminile, ma questo è un concetto troppo espanso per parlarne ora. La simbologia della donna vestita di sole e del drago, approfonditela voi stessi e capirete molto di più. Potente, eh? Non credete? Ma torniamo al drago e al 2024, perché il potere del drago di legno, quello di quest'anno, è sottomettere la natura e influenzare ogni elemento naturale. Ecco perché la natura sarà protagonista di tutto il 2024, con forti venti, con terremoti, con eruzioni vulcaniche, magma, fuoco e pioggia di fuoco dal cielo. Ma questa è un'altra storia. Torniamo al portale 12-12 e 22-12 e restiamo in vigile attesa. Allora, qualcosa di grande sta per accadere. E lo sentiamo tutti, chi più, chi meno. L'energia è palpabile, la sentiamo nelle ossa e ci sentiamo elettrizzati,
come se dovessimo vedere qualcosa di grandioso sul palcoscenico globale. Lo sentiamo tutti. La vecchia energia si sta sgretolando e sta nascendo quella nuova. La vecchia era si sta completando e sta emergendo la nuova era. Quindi prepariamoci a salire di livello tutti quanti, perché questo è il portale dell'elevazione. Non lo dimentichiamo. Siamo nel pieno del processo di ascensione e discesa degli spiriti solari in noi, personificazione. È un'esperienza profonda che ci cambia, che ci dona un più alto livello di consapevolezza e ci apre gli occhi. Definitivamente, non a caso, il giorno di apertura di questo grande portale è Santa Lucia. La luce consapevole è il dono più grande. Fatene buon uso, anime belle, perché la nuova era, l'era dell'acquario, inizia ufficialmente ora. Dal 22 gennaio 2024, quando Plutone entra in acquario, e il tema di Plutone ce ne sarebbe di parlare per ore, e ci riguarda tutti, morte e rinascita, transizione attraverso la morte fisica o transizione attraverso l'elevazione o ascensione. Questo è un tema importante. Vogliamo ascendere con il corpo, sia restando vivi, o passare attraverso la morte fisica? Se vogliamo ascendere con il corpo, dobbiamo trasformare consapevolmente il nostro corpo umano in corpo di luce, mentre siamo ancora vivi, iniziando un processo di ascensione, altrimenti ascenderemo attraverso la morte fisica. Transizione meno consapevole, ma comunque efficace allo scopo. Se riusciremo però a superare con il corpo il pilastro della terza dimensione, quindi l'energia umana, i blocchi, costrizioni, famiglia, legami, attaccamenti, eccetera, eccetera, allora la transizione sarà indolore o quasi, e senza la morte fisica, senza lasciare il corpo. Lasciare andare è la cosa più importante da fare se si vuole ascendere. Lasciare andare la nostra storia terrena ed attaccamenti, credenze, personalità, vecchia identità. Lasciare andare vecchi dolori, traumi, ferite. Lasciare andare il peso morto del passato. Bene, fratelli e sorelle della luce, delle stelle, della terra, figli del sole, questo processo di ascensione del 2024 sarà indispensabile e farà compiere alla nostra anima la scelta: transitare nel nuovo mondo da vivi o con la morte fisica. Ma anche questa è un'altra storia. Ho pensato infatti per il 2024, da gennaio a dicembre, 12 mesi, 12 passi di cammino iniziatico finalizzato all'ascensione, un processo profondo che potremmo fare insieme, mese per mese, ogni volta trattando un corpo o un chakra diverso, per cavalcare insieme quest'anno del drago, quest'anno particolare, in 12 passi o salti ascensionali. Che ne dite? Possiamo farlo assieme se vi va, ma ne riparleremo nell'ultimo seminario del 2023, ossia il 22 dicembre, quello sul solstizio d'inverno e fuoco sacro, che faremo per fine anno. Poi chi sarà in presenza qui in Calabria con me vivrà questo percorso, momento iniziatico di effusione solare, direttamente in presenza e sulla propria pelle. Ma questa è un'altra storia. Il percorso iniziatico che ho pensato di fare con voi in 12 passi verso una coscienza dimensionale superiore lo inizieremo a gennaio, per divenire sempre più luce dell'anima. Bello, mi piace. Luce dell'anima. Direi che lo chiamerò così. Ma torniamo al portale 1212. Mano a mano che ci avviciniamo alla luna nuova della notte del 12 di dicembre, quando si aprirà questa via diretta verso il centro galattico, quindi quando si aprirà questo vortice portale importantissimo, entreremo in una dimensione diversa e toccheremo il punto zero.
assisteremo in questo gateway che durerà fino al 2 di febbraio, con l'ingresso del 2024 ufficialmente il 10 febbraio, assisteremo alla più rapida trasformazione umana mai vista, credetemi. Prepariamoci, prepariamoci, perché mentre il portale 1212 è attivo, accadranno un sacco di cose, soprattutto nei sogni, nel sonno. Ed ecco perché ho deciso di fare il seminario sui sogni proprio la sera del 1212. Infatti le nostre molecole inizieranno a parlarsi tra loro in frequenze oscillanti, virtualmente, istantaneamente, permettendo la cristallizzazione del nostro corpo leggero. Che cosa significa questo? Che ci trasformeremo anche dormendo, grazie anche all'apertura di questo sacro portale, che accelererà questo processo di ascensione che è già iniziato. Ed è per questo che l'ho chiamato portale galattico di elevazione, e per elevazione intendo anche ascensione. Ma poiché è un processo graduale, ci eleveremo man mano e inizieremo il processo di ascensione che continuerà per tutto il 2024, il doppio 12, 24. Quindi pensate, 12, che nella tradizione metafisica è il cubo di Metatron, 12 cerchi, 12 dimensioni, l'universo dodecaedro. Questo portale 1212, in parole povere, significa accelerare questo processo di ascensione con un vortice portale galattico che ci trasformerà tutti e ci spingerà in questa elevazione. Assisteremo insieme, fratelli e sorelle del Sole, all'effusione dello spirito solare, alla nascita della nuova luce e a questo processo di ascensione. Restiamo uniti, perché ne vedremo delle belle. Nuovi codici di luce stanno già arrivando copiosamente dai solari. Vi ho raccontato la mia esperienza nell'utero del sole. Quindi non c'è altro da fare se non vibrare a questa nuova luce, se non brillare di nuova luce. Riceveremo sogni, visioni, codici nuovi di luce, eventi metafisici in noi, mai provati prima. I codici avranno una frequenza molto più alta, in grado di avviare questo processo di ascensione di cui vi ho parlato. Questi nuovi codici, che io condividerò naturalmente con tutti voi, che stanno già giungendo direttamente dal sole e stanno già fluttuando su tutti noi, intorno a noi, contengono dei veri e propri pacchetti informativi, pacchetti subatomici di informazione ad alta frequenza, che ci aiuteranno a lasciare andare il vecchio, i vecchi capitoli di vita e di vite passate, e ci aiuteranno a iniziare nuovi percorsi, già allineati alla nuova luce, al nuovo percorso evolutivo. E come vi ho detto, questi nuovi codici di luce interagiranno con le nostre molecole, con i nostri campi energetici, generando un flusso di informazioni tra la nostra anima divina e la nostra natura umana. Scenderanno copiosi tutti i 52 giorni di cui vi ho parlato, e contribuiranno al processo di cui vi ho parlato e ci faranno brillare veramente di nuova luce. Illumineranno la nostra luce. Vi piace illuminare la nostra luce? A me piace moltissimo, perché brilleremo di nuova luce veramente, e lo trovo fantastico. La nostra frequenza aumenterà, la nostra coscienza cristica si innalzerà, entreremo in un nuovo stato di coscienza superiore, i nostri occhi si apriranno, consentendoci di vedere oltre, di vedere veramente. I nostri occhi subiranno un processo alla vista, non è fantastico? Proprio grazie a questi nuovi codici di luce 1212. Nulla è per caso. Tutti, dicevo, individualmente e collettivamente riceveremo questi nuovi codici.
e questo nuovo stato dell'essere inizierà a risuonare in noi e sul pianeta. E se lasceremo andare, come dicevo all'inizio del portale 1212, tutto il vecchio, allora riusciremo a volare alto e la nostra energia cambierà e il nostro corpo cambierà e la terra cambierà. Questi codici luminosi 1212 sono onde d'amore molto intense. Scenderanno nei nostri occhi, nel nostro cuore, anche nel sonno, anche nei sogni, fino al 2 di febbraio. Naturalmente vanno integrati, vanno ancorati, vanno attivati. Come? Con meditazioni e pratiche quotidiane, con uno stile sano di vita, con la giusta alimentazione e purificazione, senza vizi e senza contaminazione. Ma lo faremo insieme se volete, se vi lascerete aiutare, con delle pratiche come la sera del 12, appunto, le pratiche sul sognare ed esercizi mirati per entrare in uno stato di coscienza alterato nella nuova luce. Ma anche col solstizio d'inverno li attiveremo nel nostro corpo fisico, sia in presenza qui in Calabria, come vi dicevo, sia online il 22 dicembre. Attiveremo la luce per far brillare la nostra luce. Quanto mi piace questo concetto, far brillare la tua luce. Fai brillare la tua luce, ve lo dirò continuamente in questi 52 giorni. E con l'intento di questo portale direi di recitare un mantra che finalmente voglio condividere con voi, che i solari mi avevano regalato, mi donarono nel 2003, pensate, 20 anni fa, per attivare i miei occhi alla vista spirituale e il mio cuore all'amore. Il mantra è luce negli occhi, amore nel cuore. Questo è il mantra solare che useremo per tutto quanto questo periodo portale e anche per tutto il 2024. Dunque, piedi scalzi a terra, occhi al sole, bere molta acqua, pronunciare il mantra luce negli occhi, amore nel cuore ogni volta che potete, ogni giorno, ogni mese. Mi raccomando, se farete questo e camminerete insieme a me, allora, o con chiunque voi pensiate sia il caso camminare, non sono l'unica a portare alto lo stendardo dei solari, non sono l'unica ambasciatrice del sole, grazie a Dio siamo in tanti, ma questo 1212 non è solo una porta, non è solo un portale, fratelli e sorelle, figli del sole, ma è una vera e propria attivazione, iniziazione. Attivazione dei nostri corpi di luce, dunque. Bene, con questo vi saluto e dico a tutti buon portale 1212, buona elevazione, buon processo di ascensione. E che Dio ci benedica. Amen. Così sia, così è, così sarà.